Fate, dirigiti verso l'edificio con il simbolo del cane. Puoi entrare dalla zona di carico. Attenta, potrebbe... Attivatore gamma, novità? Avvistato! Qual è il vostro stato? Pattuglia, che succede? Thank you.
Shonner, grazie. Esserci una via d'uscita oltre il nastro trasportatore. Prima che ti trovino.
Dovreste essere vicino alla sede della pick up. Deve essere lì, sotto di te. Deve essere lì, sotto di te. Roger, apparate per uccidere. Siamo. Merck, il centro nevralgico. Forse una stanza di addestramento. Drake. Ma per che cosa li addestrano? Mi stai dicendo che è rimasto qualcosa che è sfuggito a tasse, divieti e regole? Chi è che ce l'ha fatta? Noi. Merck, la tua pistola. Sai che non è mai troppo lontana, perché? Questo addestramento, il progetto Icarus, la Pirandello Kruger, non stanno aiutando la polizia. Si addestrano. Per prendere noi, per fermare i runner. Tutto ok lì da te? Tutto tranquillo. Ci sono io, gli uccellini e il miglior sistema di sorveglianza sul mercato nero. È lui? Lui? Il tipo del New Eden.
visto in un monitor. Sul ponte di una nave al porto. Senti, hai già fatto abbastanza. Adesso sei proprio nella tana del leone, quindi per favore porta le gambe fuori da lì. Le linee sono impazzite, sanno che sei lì, esci subito. Oh merda. Le linee sono impazzite, sanno che sei lì, esci subito. Potrebbero essere una via d'uscita. La voce fra i nostri. Avverto gli altri runner di Icarus. Ok, voglio seguire quel tipo. Senti, non lanciarti subito a testa bassa, bimba. È l'assassino di Pope. Potrebbero esserci altri nemici. Raggiungere la nave a piedi sarebbe rischioso. Ti vedrebbero di certo. Deve esserci un modo per entrare di nascosto. Ma che diavolo c'è su questa nave? Non lo so. Forse munizioni o forse qualcosa legato al progetto Icarus. Senti, vai dritta verso il ponte se è lì che hai visto quel tipo. Quando lo trovi, procurati delle risposte e fila via. La zona è piena di sbirri, quindi preparati a combattere. Il processo di Kit Connors dovrebbe iniziare entro poche ore. Come sempre, CTA News sarà la prima a comunicare il verdetto appena verrà annunciato.
Trasporto da livello 7A, consegna completa. Chiudo il livello. Spade, vattene dai ponti per i veicoli. Drake ha inviato un runner nella tua zona. Dice che sulla nave c'è molta attività, ma ha visto sul ponte superiore quello che dovrebbe essere il tuo uomo. Thank you.
In alto c'è un accesso al ponte superiore, vicino al ponte veicoli 6. Tieniti al riparo e raggiungili. È ora di avere delle risposte. Oh, merda! Giù, Fate! Thank you.
Ho cercato di avvisarti. Mi dispiace. Devi dimenticare, Fate, come hai fatto con la tua famiglia. I runner sono fottuti. Icarus è solo l'inizio. E io voglio vivere, non sopravvivere. Perché Pop? La sua campagna ha avuto un successo inatteso. Ma lui è impazzito. Ha iniziato a minacciare la gente sbagliata. I pezzi grossi. Ho scoperto di Icarus. E così ti hanno ordinato di ucciderlo? Io o lui. Mi spiace per Kate. Non sapevo fosse sorella. Niente domande, ok? Ho sentito quel che dovevo. Ascolta, hanno appena processato Kate. Di già. Miracoli del nuovo programma di giustizia. L'hanno dichiarata colpevole. Certo, era ovvio. Un convoglio la porterà in prigione fra meno di un'ora. Drake manderà un fucile vicino al nuovo edificio della CCC. Ti aggiorno. Ora vai. Avverto Krieg di portare il fucile in un altro punto. Tu cerca di seminarli.
No! Greg porterà il fucile dentro l'edificio della CCC. È dietro l'angolo. Da lì avrai una buona visuale del convoglio. Drake dice che Greg ha piazzato il fucile alla sommità dell'atrio che stai per raggiungere.
C'è un aereatore vicino a te e una scorciatoia per la posizione di tiro. I topi si stanno proprio scatenando. Vedi il fucile? Raggiungilo e inquadra il convoglio. Trova un modo per rallentarlo, prova a sparare al motore. Ti inserisco sul canale della polizia usato dal convoglio. Convoglio Connors, qual è il vostro stato? Passo! Tutto bene, strada libera, il viaggio si annuncia tranquillo, passo. Kate! Kate! Faith? Piano. Faith, è incredibile quello che hai fatto. Sentivo di doverlo fare. Tieni questo. È Merck, un amico. Ti guiderà in salvo. Io distraggo gli sbirri. Verrò da te più tardi, ok? Thank you.
fermati. Hanno preso Kate. Però ne ho centrato qualcuno. Dove sono andati? Hanno parlato dell'Elytra. A casa del sindaco. Sì. Cazzo, fammi cercare qualcuno. Un dottore. Non servirà, Fate. Mi spiace, Mark. Mi spiace. No, non dispiacerti. Non tagli la vita. Va bene, Mark. Promesso. Grazie, Bim. Thank you.
L'agenzia di sicurezza Pirandello Kruger è stata... Bel lavoro. Controllala. Sparerà anche a me? No. Sei l'unica speranza di Kate. Sono i suoi uomini? No, appartengono alla Pirandello Kruger, sicurezza privata. Miller, cosa succede? Pope, sulla scena dell'omicidio c'era un uomo. Robert. Sì, avevi ragione. Ho cercato risposte per conto mio. Ma perché, Kate? Serviva che un poliziotto risultasse l'assassino. Non c'è tempo per spiegare. Prendi questo comunicatore e va sul tetto. È lì che hanno portato Kate. Ti avviserò appena possibile. Li trattengo io. Sul tetto! Vai! Ora! Benvenuti nell'Elytra. Questo monumentale edificio è stato costruito nel 2012 dal famoso architetto J.C. Thomas. Vanta oltre 100 piani di strutture commerciali e residenziali, fra cui gli uffici del sindaco Callaghan. Dall'Elytra si possono ammirare i più spettacolari panorami della città. Ricordiamo che non è permesso fotografare dal piano 90 al piano 110, ma nel nostro negozio è possibile acquistare foto panoramiche, portachiavi, magliette e una vasta gamma di bevande e spuntini dietetici. Resta dove sei. Posa a terra tutte le armi e preparati a essere prese in custodia. Grazie per la visita all'Elytra. Vi auguriamo una giornata produttiva. Fate, mi ricevi? Thank you.
ti vedo. La zona è difesa da una squadra di tiratori. Puoi tornare indietro dalla parte opposta. Sta attenta. Davanti a te c'è un ascensore, l'ho sbloccato. Usalo per raggiungere il locale dei server. Da lì potrai raggiungere i piani superiori e Kate. Dannazione, le porte sul tetto sono chiuse! Distruggi il server! L'energia mancherà quanto basta per permetterti di aprire. Fate, davanti a te c'è il sistema che sorveglia l'intera città. Dannazione, hanno portato Kate sul tetto! Devi fare in fretta, sta arrivando un elicottero! Miller!
Vedi, il tuo atteggiamento spiega molto bene come ho potuto. Da chi prendi ordini? Beh, diciamo solo che so chi sono i pesci grossi. Callaghan. Perché noi? Ma noi non siamo una minaccia! Quando sei in guerra, bisogna tagliare le comunicazioni, sparare ai messaggeri. Senza Poe e senza Runner, i vostri clienti, quelli che vogliono tornare ai vecchi tempi, saranno tagliati fuori, impotenti. E poi la città farà piazza pulita degli ultimi. Allora è solo l'inizio! Preferisco considerarlo un epilogo. Comunque, hai fatto davvero un ottimo lavoro nello spazzar via tutti i dubbi sulla scomparsa di Poe. È per questo che sei ancora. Non puoi startene sempre sul bordo, Fate! Prima o poi dovrai saltare! Ah!
attacco all'Elytra ha provocato 9 morti e numerosi feriti. Secondo un membro dello staff di Callaghan, una violazione di sicurezza ha portato alla disattivazione di diversi sistemi di protezione pubblica nell'Elytra, seminando il caos non solo nell'Elytra, ma in tutta la città. I sospetti sono niente meno che l'ex agente di polizia Kate Connors, accusata di omicidio, e sua sorella Faith Connors. Anche se la portata e la causa delle disattivazioni sono ancora sconosciute, hanno dato adito a molte domande rimaste senza risposta, specie sul ruolo dei cosiddetti runner nella destabilizzazione delle operazioni cittadine. Dopo l'incidente, l'agenzia di sicurezza locale Pirandello Kruger assisterà le forze di polizia nel pattugliamento della città e nelle questioni operative. La pick-up e il sindaco sconsigliano l'uso dei telefoni cellulari e della posta elettronica, finché non verranno varate nuove misure di sicurezza per evitare eventuali intercettazioni di dati sensibili. Attualmente entrambi i sospetti risultano latitanti.